Ogni anno 25 scrittori vengono scelti per fare lezione nelle scuole del Piemonte. Queste sono le loro storie. Information. Who are you? The new number two. You are number six. I am not a number. I am a free man. Oh, salve. Benvenuti a quest'ultima puntata speciale di Adotto uno scrittore live. Quest'oggi siamo stati al carcere Le Vallette di Torino ad assistere alla lezione di Margherita Oggero. Era un carcere femminile dove le detenute hanno scritto dei racconti, poi hanno cantato una canzone e hanno anche fatto un grosso cartellone con dei disegni e tutte le frasi che più le avevano colpite da una serie di letture che hanno fatto. Nessuno dorme più. E bambini e gli anziani non erano stati portati su Marte. C'era molto freddo. Aprì la porta e si accorse che era Venerina. Dai corridoi proveniva quell'olezzo nauseante di pesce. Il venerdì in prigione c'è sempre il pesce. Uno dei temi principali di questa lezione è stato l'umorismo. La canzone che avete cantato prima, questa del ridere, della capacità di riuscire a ridere, della capacità di riuscire a, scusate, di riuscire a uscire da una situazione, in questo caso non è dolorosa, ma ci possono essere situazioni estremamente dolorose attraverso la risata, io trovo che è straordinaria. Perché si può raccontare non solo la razzia, la violenza, la guerra, l'invasione dei marziani o quel che volete, ma si possono anche raccontare degli episodi minimi della propria vita. L'Oggero ha letto un racconto di Luigi Fenoglio, un racconto di Yasmina Reza e forse anche uno suo proprio di Margherita Oggero. Sulla strada del ritorno non abbiamo aperto bocca, eravamo un po' abbattuti. A un tratto ti sei fermato e mi hai detto, noi, due titani. Io lo trovo di una bellezza straordinaria. Allora racconta una cosa veramente minima, no? Cioè due che vanno a pesca e poi quando hanno tirato su questo pescetto, che dice un pescetto spaventato, si spaventano loro, quindi questo pescetto lo ributtano dentro e poi però arriva, se Dio vuole, la meraviglia dell'autironia. Maiale! Con la voce fredda e tesa come la tramontana. Hai rovinato me per portare quella lurida al mare e me non mi hai mai portata fino neanche a Torino a vedere il Po. Buttati pure, è così, buttati. E lui, mi sarei già buttato, Giulia, se tu non mi avessi fatto parlare tanto. Allora siamo d'accordo.
Allora addio, Giulia. Un momento, disse lei, non più atterrita, solamente acida e stanca. Hai già preso il caffè? No, Giulia, stamattina sono ancora digiuno. E allora vieni in casa. Lascia il pozzo, entra in casa a prendere il caffè. Quando mai, Paco, hai fatto una qualunque cosa senza aver preso il tuo caffè della mattina? E adesso dovete scusarmi, ma tutta la squadra dovrà partire. Salutiamo, ringraziamo per l'occasione tutti i personaggi che ci hanno accompagnato in questa L'uomo con la telecamera. Maria Giovanna Postorino, che nessuno di voi ha mai visto. Una serie di personaggi che apparivano sugli sfondi, ovviamente. Il solo e unico Gregory Speck, la cui presenza qua ha... Bene! Ora andiamo dove c'è ancora bisogno di noi, ossia stanno adottando delle misure drastiche e dovremo andare a fare dei video su adozione di misure drastiche. Venite tutti quanti a settembre, quando ci saranno ben tre speciali. Tre? Sì, magari non ci saranno, però io ora vi dico, ci sono tre speciali di Adotto uno scrittore live, e quindi non mancate. Sayonara.